Sì, sono io. Chi? James, il ragazzo di Valentina, hai presente? Che Valentina? Valentina che ti vende la roba a testa di cazzo! Shhh! Che cazzo è un poliziesco anni 80? Possono controllarti le telefonate, lo sai? Che cazzo vuoi? Sai dove comprava la roba Valentina? No, 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 non possiamo parlare di queste cose al telefono, amico! Mi ammazzano! Ti ammazzo io? Lorenzo, se non mi dici immediatamente chi sono i tizi che mi stanno col fiato sul collo. Un certo Dimitri. Dimitri, sei nella merda, amico. Quello è fuori di testa. All'inizio sembra un idiota, ma è in grado di trasformarti in uno scogliapasta se tenti di fregarlo. Hai presente quello che hanno ammazzato l'anno scorso al ponte? Sì. Giro voce che sia stato lui, ma non l'hanno messo dentro per insufficienza di prove. Cazzo. Già. Hai finito di rompermi i coglioni? Ehi, cosa c'è? È tua? No, non esattamente. Posso... Posso cosa? Ma perché ti interessa? Non è la prima volta che la vedo. Impossibile. Dov'è che l'avresti vista? In alcune foto, o almeno credo. In alcune foto in che senso? Nelle foto classiche di gruppo, dove si mettono tutti in posa, è presente? Oppure in qualche foto riguardante la costruzione delle chiese centrali, dove sembra esserci un parroco che gestisce i lavori. Dove sono queste foto? Non è che in tutte le foto dell'epoca ci sia, è che in alcune mi pare di averla vista. Dio, che strano. Sì, potrebbe esserlo. Cosa? Strano? Ah, dove sono queste foto? Aspetta. Non c'è. Cosa? Il libro che ho a casa con le foto. Ascolta, ti va di darmi una mano a fare delle ricerche su sta cosa? Basta che me la fai vedere un po'. E che mi dici dove l'hai trovata? Ok, ascolta, facciamo così. Ci troviamo qui oggi pomeriggio. Tu porti qui il libro con le foto e io ti dirò dove l'ho trovata.
Ok. Adesso vado. Ad oggi pomeriggio allora. Certo, ciao. Comunque mi chiamo Gabriel. Io sono Senna. Ci si vede. Ciao, c'è Valentina. No. Diciamo che non vive più qui. Adesso vedi di sparire. No, aspetta! Stai avanti, oh, oh, cos'è? No, 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 stronzo, figlio di puttana! Ma che cazzo stai facendo? Droga, eh? Ma no, no, niente! Dov'è? Dimmi! Ma che cazzo stai... Dimmi, la volevi tutta per te, eh? La volevi tutta per te, dillo! Dillo, puttana stronzo, volevi tutta per te! Ma che cazzo, cazzo stai facendo? Shh, shh. Ehi, com'è? Ehi, non è che mi daresti il cambio oggi pomeriggio? Perché? Ho preso una botta in testa, non sto tanto bene. Come la botta in testa? Sono inciampato e caduto sul comodino. Fa vedere? Aia. Comunque, oggi pomeriggio non posso perché devo andare con un mio amico in biblioteca. Ma sei un coglione? Ti ho appena mostrato un trauma cranico. E dai, quella roba da far perdere tempo all'ospedale. Sto gran cazzo. Guarda, sarà codice bianco. Beh, bisogna sempre andare per accertamenti. Dai, vieni che ti disinfetto. Cosa dovresti fare di tanto urgente in biblioteca, scusa? Ho trovato un cimelio, un mio amico mi aiuta a valutarlo. E non mi dai il cambio per questa stronzata? Stronzata? Guarda che un mio amico una volta ha trovato un sasso con sopra inciso un cerchio. Per noia va a farselo valutare e viene fuori che era dell'età della pietra. E quanto ha preso? Niente, era reperto archeologico. Ma quello che ho trovato io deve essere forse dell'Ottocento. E quindi potrebbe valere qualcosa. Posso vederla? Aspetta un secondo. Come fai a dire che è dell'Ottocento? È in perfette condizioni. Lo so perché lo so. Quanto può valere? Sembra prezioso, ma allo stesso tempo inutile. Potrebbe valere 5 euro come 10.000. Oh, e non sai che cos'è? Voglio scoprirlo.
Ehi, io vado. Oh, scusa ancora per oggi pomeriggio, sai. Dai, va a giocare. Va a giocare con gli amici. Va a giocare a caccia e tesoro. Ciao, hai portato le foto? Certo. Fammi vedere. Attento alla copertina, non sgualcirla. Ok. Hai portato la sfera? No. Come no? Devo averla dimenticata da qualche parte, ascolta, non è importante. Va bene, ma la prossima volta portala. Ok, dai, fammi vedere. Fammi sfogliare un attimo. Guarda, guarda qua. Cazzo, è uguale. Guarda, questo è il parroco che ti dicevo. Don Antonio Marchesini, è lui che fece costruire la chiesa centrale. E aveva in mano la sfera? Sì. Sono tutti e due preti? Alla fine è una sfera qualunque. Non potrebbe essere, non so, uno strumento, un ornamento? Non penso. È strano per quell'epoca. Alla fine è una sfera di metallo. Chi ti dice che sia una sfera di metallo? È molto strana come sfera. Sembra perfetta. Fatta con troppa precisione per essere stata fatta in quel periodo. Ma a me non sembra. Pensa ad esempio ai pomelli delle porte, ai corrimano, ai... Sì, sì, ho capito, ma prova a pensarci. Ne hai mai visti di così perfetti? I pomelli venivano creati da mani umane, da fabbri, non da macchine, come invece sembra essere stata creata questa. Non capisco. Quando un fabbro crea qualcosa, può risultare impreciso, dipende sempre dall'abilità del fabbro. Mentre, se qualcosa viene fatto a macchina, si inseriscono i valori numerici e la macchina fa tutto in automatico perfettamente. Capisci? Se fosse stata fatta da un fabbro, non sarebbe così perfetta. Sarebbe un po' schiacciata e tozza. E come fa ad essere così intatta e lucida? Ma dove l'hai trovata? Hai detto me l'avresti detto. Ok. Però tienitelo per te. Praticamente l'ho trovata in una bara. In una bara? Cioè, non è che ho aperto una bara. Tralasciamo i particolari magri, comunque l'ho trovata lì. E di chi era la bara? Adesso che mi ci fai pensare, non lo so. C'è un modo per scoprirlo? Sì. Sai, prima di venire in biblioteca con il libro ho fatto delle ricerche sulle sfere. Cos'hai trovato? Riguardo la sfera, niente. Ma c'era una cosa che si collegava direttamente. Un'antica leggenda che non si trova nel nostro folklore. I nostri discendenti erano i Cimbri, un popolo del nord che migrò verso sud. I nostri paesaggi erano troppo ispidi e boscosi per potervisi stabilire, ma si accamparono per la notte. Uno di loro trovò uno scrigno di una forma mai vista. Quando i capoclan lo aprirono, capirono che quell'oggetto, qualunque cosa fosse, era sia un dono sia un segno di stabilirsi al cuore. Comprendendone la potenza, scelsero di dividere l'oggetto e di affidare a ciascuno degli 8 capoclan una parte, per nasconderlo e proteggerlo per sempre da chiunque. Non hai mai sentito parlare di questa leggenda, vero? No. Appunto. Siamo arrivati. Dov'è la tomba o la bara dove l'hai trovata? Dov'è la tomba o la bara? Non c'è più. La stavano portando via e gli è caduta. Da lì è uscita la sfera. Di chi era? Non lo so, era vecchia, dell'Ottocento. Non dirmi che...
Cosa c'è? Dove andiamo? Di Antonio Marchesini la bara. Quello delle foto che aveva la sfera. Quello che ha fatto ristrutturare la chiesa centrale. Apri il libro, fa vedere la didascalia. Antonio Marchesini, durante il progetto di ristrutturazione della chiesa di Sant'Antonio Abate, 20 luglio 1830. Sì, è lui. Si è portato la sfera nella tomba, ma perché? Fa vedere l'altra. Cosa c'è scritto? Sì, eccola. Festa della parrocchia di Rovegliana, 20 luglio 1830. È lo stesso giorno? Molto probabilmente la stessa ora.